Allora, io sono Adelmina Di Cienzo e faccio parte della comunità di Lupara. Per quanto riguarda le origini di questa bellissima festa, questa prende piede, ha preso piede da tanti anni. Io dai miei calcoli che ho fatto 250-280 anni sicuro, vi dico all'incirca così, perché ho cercato di trovare delle notizie sulle origini di questa festa, però non ho trovato niente di scritto, quindi mi sono dovuta rivolgere alle fonti orali, che grazie al ricordo di alcune persone anziane mi è stata raccontata la storia. Praticamente la statua di Sant'Antonio era stata corrosa dai tarli e chiedendo un pochettino il preventivo, il sacerdote di quell'epoca con tutta la comunità cristiana hanno pensato bene di non farla riparare perché la spesa sarebbe stata eccessiva, ma di sostituirla con una nuova. Quindi viene acquistata una statua nuova, si fa la festa di Sant'Antonio il 13 di giugno, però succede un evento molto strano. Al momento di uscire con la processione si mette a piovere e questo è successo per diversi anni, così che la popolazione ha incominciato ad interrogarsi su questo strano evento. E qualche persona ha pensato, dice, ma non è che Sant'Antonio rivuole la sua vecchia statua? Così che hanno pensato in seguito di mandare a restaurare la statua di Sant'Antonio. Questa statua è stata restaurata nel napoletano ed è ritornata a Lupara non il 13 di giugno, la data in cui era stata promessa, ma il 22 luglio. Il 22 luglio la gente stava lavorando nei campi, stava mietendo e quindi che cosa ha fatto? Ha lasciato il lavoro e nel vedere i buoi con la statua sopra si è incamminato all'incontro del santo. E proprio in questo campo, proprio in questo posto, tant'è vero è stato nominato poi l'Ara di Sant'Antonio, è avvenuto questo incontro. Quindi a quell'epoca la maggior parte degli abitanti di Lupara erano dei contadini, quindi avevano le loro attrezzature di lavoro, la falce, i cannelli, le pagliette sulla testa, quindi anche i vestiti quindi per fare questo tipo di lavoro. E hanno lasciato il loro lavoro e sono venuto qui incontro al santo. Hanno incominciato anche ad intonare dei canti molto semplici. Quanto è bello il piede di Sant'Antonio, io l'adoro, il ginocchio, quindi elogiando le varie parti del santo. Da allora questa festa è stata continuata e ogni 22 di luglio noi veniamo e ci ritroviamo qui. È bella perché vengono anche delle persone che stanno all'estero, prima in una maniera molto più numerosa, ultimamente poi con la pandemia insomma c'è stato un po' di vuoto, però devo compiacermi con la popolazione di questo bel paesino, che la gente ci tiene ancora a questa festa e io veramente ne sono commossa e orgogliosa di parteciparvi. Questa tradizione rappresenta prima di tutto l'unione tra tutti i cittadini del nostro piccolo paese,
Poi siamo molto attaccati perché ritornano le persone dall'estero in questa giornata così particolare. E quest'anno, dopo 2 anni di chiusura, la gente ha risposto molto bene, siamo molto felici. Speriamo che l'anno prossimo sarà ancora meglio.